Hannah Arendt, che essendo la filosofa di cui io mi occupo da molti anni, non ne parlo assolutamente e chiedo a Don Marcello di parlarne. Lui mi ho letto con molto interesse quello che lui scrive e anche lui individua una originalità della Arendt nel concetto di nascita, quindi poi ti chiederò se ti fermi su questo. Intanto sentiamo la breve biografia della Hannah Arendt. Anna Arendt nasce ad Hannover, Germania, il 14 ottobre 1906 e muore a New York il 4 dicembre 1975. Fu una grande giornalista, sociologa e filosofa, attenta indagatrice degli eventi drammatici del XX secolo, dal diffondersi del totalitarismo in Europa all'instaurazione dei regimi democratici nel periodo post-bellico, promotrice di un dibattito lungo e severo sulla libertà politica e sulla dignità dei cittadini. Ebrea in fuga dal suo paese, soggiornò prima in Francia e poi visse a New York, continuando a studiare le questioni inerenti la persona, il potere, l'autorità e lo Stato. Probabilmente avrete sentito che da pochissimo, da 2 anni, è stato dedicato un film della Fontrotta a un breve periodo della biografia dell'Arendt. Vi consiglio di vederlo, chi fosse interessato a questa filosofa, prima perché è la grande regista Fontrotta e poi perché viene presentato personaggio di una filosofa che quindi per una regista era un po' impegnativo, no? Quello di fare un film su una filosofa, da questo film emerge il pensiero fondamentale dell'Arendt, che il male sta nel non pensare. Nell'opera fondamentale, perché soprattutto è stata diffusa moltissimo, e la troverete citata più o meno un giorno sì, un giorno no, sui giornali, sulla banalità del male. Secondo l'Arendt, il male è banale e non ci troviamo, secondo l'Arendt, di fronte a dei mostri, quando c'è Eichmann, ma semplicemente di fronte alla presenza di uomini che non hanno mai saputo pensare. Quindi c'è una analogia tra il conformismo, l'adattarsi alla situazione e il male. È una tesi piuttosto radicale che non è stata accettata da tutti, che anzi è stata criticata moltissimo, perché è più facile dire lì c'è il demonio, lì c'è il cattivo, lì c'è il male, da una parte c'è il male, dall'altra parte c'è il bene. È molto più difficile invece vedere come il male si insedia nella mancanza di autonomia, nella mancanza di libertà, nella mancanza di pensiero. E l'Arendt, appunto, è anche lei una filosofa molto complessa, sono tante le sue opere, anche perché lei ha avuto la fortuna di vivere più a lungo e quindi di essere una testimone del nostro tempo privilegiata e rappresenta una vera e propria continuità tra la filosofia tedesca occidentale, in particolare allieva di Heidegger, il tempo, cioè l'Arendt è stata capace di dare originalità al suo pensiero confrontandolo con il tempo e con i luoghi. Lei, trasferitasi in America per salvarsi dalla persecuzione nazista, ha scritto in inglese. Ecco, è stata capace di, per esempio, passare dalla lingua tedesca, che lei diceva che era l'unica vera e propria radice dalla quale non avrebbe mai potuto sradicarsi, che è la lingua materna, passare però ad un'acquisizione della lingua del paese che l'aveva ospitata, ottime relazioni nel paese dove l'aveva ospitata, analisi interessante della democrazia americana, quindi chi è
ha un po' di interesse anche di capire lo sguardo che un occidentale dà al confronto tra le varie democrazie. Può leggere della Arendt i suoi scritti sul totalitarismo, e lei però non si sente appartenere a nessuna scuola, tiene moltissimo l'autonomia del suo pensiero, addirittura non si definisce neanche filosofa, e dice che anche essere definita filosofa non è giusto per lei. E inventa questo teorico della politica, teorica della politica, che vuol dire, non so, signori che ne parlavamo prima, con cui parlavamo prima, no? Essere attento al proprio tempo e interessarsi di ciò che accade ed essere capaci di esprimere un pensiero su ciò che accade, ecco quello che è il teorico della politica. E io ritengo però che Arendt sia una filosofa, una grande filosofa del nostro tempo, e il suo concetto più originale è quello del nascere. Sapete bene che i filosofi sono sempre occupati della morte, perché è chiaro, la fine della vita, la fine del non essere è il problema per eccellenza della filosofia. Bene, la Arendt dice che bisogna abbandonare questa riflessione, questo pensiero sulla morte, e occuparsi del nascere, che nel nascere l'elemento in cui c'è racchiuso tutto ciò che noi vogliamo sapere del vivere. Allora anche Don Marcello ha dedicato a questo un paragrafo sulla nascita. Ecco, con le mie domande, ma qui rispondo molto più brevemente. Già Rosetta vi ha messo davanti quella che è la caratteristica di questa grande pensatrice, che ha avuto la fortuna appunto di vivere 69 anni, non una vita lunghissima, ma rispetto a Simone Weil 34 anni, rispetto a Etty Hillesum 29, è già, no, una vita molto più lunga, certamente. Ecco, e la sua attività è stata soprattutto quella di dedicarsi alla riflessione sulla politica. Lei non ha mai voluto essere considerata appunto una insegnante, ma una giornalista, un'attenta indagatrice del quotidiano, e le sue opere di politica sono davvero molto importanti. Ed è bellissimo anche quel film breve di Fontrotta che parla in modo particolare dell'evento del processo contro Eichmann, dove compare la sua sensibilità e la sua tesi più conosciuta, la banalità del male. Invece, appunto, originale è proprio il suo pensiero sulla nascita. Già Rosetta vi diceva che i filosofi non si sono quasi mai dedicati ad affrontare il tema del nascere. La storia della filosofia si è interessata quasi sempre della morte, della fine, della conclusione della vita, ma mai del suo fiorire, del momento aurorale della vita. Solo nel Novecento troviamo appunto donne e uomini che ci parlano della nascita. Accanto a Hannah Arendt vorrei citarvene una straordinaria, di cui non ho fatto però il ritratto, Maria Zambrano, la quale appunto è tutta dedita a mettere in evidenza l'importanza del nascere. Ed è sua una delle frasi più belle di tutto il Novecento: a rinascere si impara. La vita è tutta una rinascita, un nascere di nuovo. Il marito di Hannah Arendt, o il primo marito di Hannah, Gunther Anders, si è dedicato
quasi quasi ispirando poi la stessa Anna alla nascita. È uno dei rari uomini che dedicano la loro riflessione alla nascita. Quindi è facile pensare che come coppia Anna Arendt e Gunther Anders abbiano riflettuto insieme, ecco, su questo momento aurorale. La frase più bella di Anna Arendt è quella che la esprime con grande delicatezza e che suona così: sono stata pensata, quindi sono. Per capire bene questa frase occorre in qualche modo tener conto, e qui mi riferisco a quello che dicevo prima della filosofia moderna, a quello che un grandissimo filosofo della modernità, Renato Cartesio, aveva affermato: penso, dunque sono. Qui viene fuori in qualche modo proprio la differenza di sensibilità, no? Penso, dunque sono. Sono padrone di me e dei miei pensieri, e quindi di conseguenza sono padrone della vita, sono padrone del mondo che mi circonda. È, mi permettete di dire, il maschio dominatore. Penso, dunque sono. Anna Arendt capovolge la frase, ed è qui la delicatezza di una donna: sono stata pensata, quindi sono. Non sono io a darmi la vita, penso, dunque sono, dipende tutto da me. Per Anna Arendt non è così, no? Sono stata pensata, qualcheduno prima di me, ecco, ha avuto un'idea, ha gestito una relazione, ha compiuto un atto d'amore, e da lì è venuta la mia nascita, la mia vita. Ecco, l'idea che la nascita non è un'autoproduzione ci invita alla, mi permetterei di dire, all'umiltà di riconoscere che sono altri coloro che ci hanno dato la vita. È molto bello proprio questo aspetto del pensiero di Anna Arendt. Ecco, e quindi se la nascita non dipende da me, perché me l'ha data qualcheduno d'altri la vita, allora anche i rapporti, le relazioni successive devono essere improntate effettivamente alla condivisione, alla reciprocità, ecco, potremmo dire così. Ma a me piace molto ricordare proprio questa frase, no? Sono stata pensata. Dietro c'è qualcheduno che ha avuto questa delicatezza, sono nata dalla delicatezza di altri, ecco, mi piace ricordarlo. Adesso finalmente diamo spazio anche agli uomini, ed è effettivamente un'eccellenza che abbiamo davanti, e poiché ho trovato nella mia cassetta della posta l'Osservatore Romano, dedica una volta al mese un numero unico, un numero sulle donne, donne, chiesa e mondo, ed è questo che io ricevo ed è molto interessante. E c'è un'intervista con la nipote di un cugino di primo grado dell'arcivescovo Romero. Adesso infatti ci occupiamo di lui. E c'è qui questa testimonianza brevissima che vi voglio leggere, testimonianza di sua nipote. Fu ucciso mentre stava celebrando la messa nella
cappella dell'ospedale della Divina Provvidenza a San Salvador il 24 marzo 1980. Colpito alla testa, cadde immediatamente. Secondo la registrazione audio, il colpo venne sparato durante la consecrazione eucaristica, mentre Romero alzava il calice verso l'alto. Per anni aveva denunciato le ingiustizie in Salvador e le violenze della polizia e dei militari contro i più deboli. Nell'83, in visita in Salvador, Papa Wojtyla si recò a pregare sulla tomba del vescovo, la causa di beatificazione iniziata nel 97, ma si era poi bloccata fino alla decisione di Papa Francesco. E così, il 23 maggio scorso, Romero è stato proclamato beato. E quindi abbiamo questo riconoscimento che dobbiamo a Papa Francesco, questo riconoscimento è da poco, ed è interessante vedere come Monsignor Romero aveva instaurato un equilibrio tra il suo essere sacerdote, il suo essere prete e il suo essere testimone di un tempo tremendo, di un tempo terribile, quasi con equilibrio nelle sue celebrazioni eucaristiche. Infatti, nel resoconto che fa questa nipote, c'è questo elemento: prima predicava il Vangelo e poi denunciava, quindi faceva la messa normalmente e poi denunciava ciò quali erano i fatti di cronaca importanti della persecuzione da parte della dittatura. Quindi man mano egli diventa come la principale fonte giornalistica. Tutti andavano da lui a dare le informazioni ed egli le propagandava. Però fu ucciso mentre celebrava la messa, nel momento in cui alza il calice. Allora voi sapete che anche i terroristi hanno una loro ritualità, no? Lebbero le brigate rosse, l'hanno avuto in questo periodo terroristi, quando si filma nel momento in cui decapitano. Quindi io trovo nell'esecuzione di Romero una ritualità del nemico, il quale voleva colpirlo nel momento in cui lui faceva una cosa che non avrebbe mai smesso di fare. Questo è il mio pensiero, no? Probabilmente di dare informazioni giornalistiche avrebbero potuto anche zittirlo, ma non avrebbero mai potuto smettere di fargli alzare il calice. Quindi è stato in questo modo identificato il duplice aspetto di questo vescovo, che rappresenta una altissima testimonianza del nostro tempo. Adesso leggiamo la biografia e poi con Marcello. Oscar Arnulfo Romero nasce a Ciudad Barrios, El Salvador, il 15 agosto 1917 e muore a San Salvador il 24 marzo 1980. Di famiglia molto umile, entrò giovanissimo in seminario per poi continuare gli studi all'Università Gregoriana di Roma al tempo della Seconda Guerra Mondiale. Ritornato in patria, fu prima parroco per 20 anni in ambiente contadino, povero e sfruttato, per poi percorrere la carriera ecclesiastica, diventando prima vescovo di Santiago de Maria e poi arcivescovo di San Salvador, la capitale di El Salvador. Furono questi gli anni della sua denuncia profetica della violenza e dell'ingiustizia che gli costarono la vita.
Nelle pagine che Don Marcello dedica a Romero c'è un elemento fondamentale, la sua conversione, il concetto di conversione. Noi abbiamo delle conversioni famosissime, le conversioni di Paolo, per esempio. Qual è il concetto di conversione di Romero e in che misura ci riguarda, può riguardare tutti? Ma credo che su Oscar Romero molti di voi, tutti noi abbiamo già sentito parlare proprio a partire dagli anni Ottanta, quando ha fatto un enorme effetto anche in Occidente, anche in Europa, la sua morte tragica sull'altare, intanto che celebrava messa nella cappella dell'ospedale vicinissima alla cattedrale. L'uccisione di Romero ad opera della polizia scelta del dittatore di El Salvador, dello Stato del Salvador, ecco, aveva fatto in qualche modo davvero una grande impressione a livello mondiale. Le sue vicende sono diventate anche da noi, soprattutto in gruppi specializzati un poco, molto note, e anche a Trento è nata l'associazione Oscar Romero, che esiste tuttora proprio a partire da quel tragico fatto. Oscar Romero non nasce, possiamo dire così, contestatore, è un uomo pacifico, si potrebbe dire con un linguaggio non del tutto appropriato, un allineato alla medietà della esperienza cristiana, diventa prete, viene considerato in qualche modo un prete tradizionale e per questo intelligente, ma legato in qualche modo alla maniera più tradizionale della vita della Chiesa, molto obbediente, ossequiente dei superiori. Per questo lo mandano a Roma a studiare. E mandano di solito coloro di cui possono fidarsi di un'ubbidienza che perduri, no? Che sia un allineato. Viene a Roma e nel 1942, durante la guerra, è costretto a ritornare in patria dopo aver concluso un po' frettolosamente i suoi studi. E, come avete sentito, per 20 anni diventa parroco di paesi legati in modo particolare al mondo contadino, un mondo contadino estremamente sfruttato da coloro che coltivano il caffè in Salvador. Uno sfruttamento che arriva alla persecuzione, che arriva all'uccisione dei contadini, una vera e propria guerra sociale in El Salvador, poche famiglie ricche che hanno tutta la terra, che dominano, e un mondo di sfruttati, normalmente contadini. E Oscar Romero in questi 20 anni manifesta una sensibilità spirituale davvero molto convincente, è vicino alle sofferenze dei suoi concittadini, dei suoi parrocchiani. Quello che gli manca è la forza della denuncia. Fa tanti funerali, ma non si impone contro coloro che continuano a seminare morte. Ecco la differenza, no? Una Chiesa che accompagna la vita quotidiana, sa soffrire con i sofferenti, ma non va a denunciare le cause dell'ingiustizia. In America, in quell'epoca, era molto diffusa una teologia che rifletteva su questa situazione. La chiamavano la
teologia della liberazione, no? Che tanti autori ha avuto anche nel nostro tempo come protagonisti. Ecco, Oscar Romero era nemico dichiarato della teologia della liberazione. Da Roma gli si diceva che la teologia della liberazione usava uno strumento marxista per l'indagine della società, quindi in qualche modo era molto vicina al comunismo, era negativo tutto questo. Oscar Romero, come vi dicevo, spirito ubbidiente, è lontano, detesta la teologia della liberazione. E, come vi dicevo, fa funerali, dice parole di consolazione, ma nessuna denuncia, fino al 1977, quando è vescovo ancora di quella cittadina periferica della capitale. E lì li uccidono uno dei suoi amici più grandi, un gesuita che era a contatto con i campesinos, con i contadini soverchiati, umiliati, uccisi. Quello fu come un risveglio. Egli la chiama, egli stessa, conversione. Ecco, la chiama conversione proprio nel senso che per lui non solo è stato un aprire gli occhi dal punto di vista concreto sulla situazione disastrosa, drammatica del suo popolo, ma anche conversione per avere il coraggio di denunciare questa situazione dal punto di vista concreto, come vescovo, come prete. Ecco, dal 77 all'80, gli ultimi anni del suo episcopato, Oscar Romero diventa il difensore più grande in El Salvador e dei poveri. Viene fatto vescovo della capitale di El Salvador e gli ultimi 3 anni e lì in pratica denuncia ogni domenica le oppressioni, i soprusi, le violenze inaudite e, come diceva prima Rosetta, è interessante che negli ultimi anni, proprio non subito, ma verso la fine della sua vita, egli teneva la messa domenicale che durava anche 2 ore, 2 ore e mezzo, 3 ore. In questo modo faceva l'omelia, spiegava il Vangelo e subito dopo metteva in evidenza, proprio denunciando, i soprusi avvenuti durante la settimana nella città o nello Stato del Salvador, con nomi e cognomi, rivolgendosi ai militari, rivolgendosi al Presidente della Repubblica, proprio in una maniera sistematica. Ecco quello che poi gli ha procurato la morte. La settimana prima di morire, muore il 24 appunto di marzo, il 17 marzo aveva tenuto un'omelia in cui si era rivolto direttamente alle forze militari, dicendo: ma non vedete che uccidete i vostri fratelli? Perché non mettete via le armi? Questa violenza spaventosa, convertitevi, ecco. E sono stati i militari a prendere l'iniziativa diretta di ucciderlo la settimana dopo, ritualmente, appunto, no? Costruendo anche loro il loro rito di morte, uccidendo appunto Romero intanto che alzava l'ostia nella celebrazione della messa. Ecco, un uomo che a lui gli si è anche fatta questa domanda proprio qualche tempo prima di morire: ma lei si è convertito? Gli hanno chiesto e lui ha risposto: ho cominciato, perché la conversione è un itinerario che non ha compimento su questa terra. Ci si converte ogni giorno, quotidianamente.
chi sa vivere dentro la storia, ecco, chi sa vivere dentro le sofferenze, chi è capace di denunciare quello che capita, chi ha la libertà di spirito, di coscienza, per non accettare soprusi, ecco, questo si converte. Non è un Damasco per Oscar Romero, è una questione lenta, anche se, come vi dicevo, il fatto eclatante che l'ha fatto convertire è stata l'uccisione di un suo confratello, ecco, di un suo missionario, come vi raccontavo. Ecco, non so se sono... ma di Romero si potrebbe parlare all'infinito, no? Poi io racconto nel mio piccolo schema, sono sempre 20 pagine per tutti i personaggi, li ho calcolati un poco, per cui il libro è 240 pagine perché sono 12 i personaggi. Ecco, vi dicevo, racconto anche che lui si è convertito, ma i suoi confratelli e la Chiesa di Roma ci ha messo fino al 2015 a convertirsi, perché i papi precedenti, in particolare Papa Wojtyla, lo ha fatto soffrire, mi permetto di dire, in una maniera indegna. Lo ha fatto aspettare una settimana prima di dargli udienza. Siamo nel 79, no? E quando l'ha chiamato, lo ha mortificato in tutti i modi, dicendogli che non si deve intricarsi troppo nella politica, non si deve denunciare apertamente, lasci via i nomi, li ha in qualche modo domandato, non dica i nomi di chi fa queste ostilità. Ecco, questo ci insegna sempre, no? Qualcosa anche per noi. Chi è franco, chi dice le cose come stanno, non trova sempre approvazione o consenso, anche dai più alti superiori che ho preso in considerazione. Delle donne, io ho preso in considerazione una nipote di Rosmini, questa Antonietta Giacomelli, che vive tra il 1857 e il 1949, 93 anni di vita, 92, straordinaria, perché anche lei all'inizio del Novecento partecipa al movimento di rinnovamento della Chiesa, appartiene a quella sensibilità modernista, ma ci sarebbe troppo tempo per descrivere che cosa significa, che l'hanno messa al bando delle autorità ecclesiastiche. Il Papa Pio X la chiama quella testolina, per dire pora donna. No, perfino lui si è messo in qualche modo a denigrare questa straordinaria animatrice della comunità. Poi le altre due di cui non ho parlato sono due che hanno lavorato con gli operai. Madeleine Delbrel è una francese, 1904-1964, che è vissuta tra i comunisti a Ivry, la Rossa, come veniva chiamata, i dintorni di Parigi, e tentando di far dialogare marxismo e Vangelo, ma di una straordinaria capacità di ecco. E poi l'altra invece è Dorothy Day, una sindacalista americana, davvero una combattente straordinaria, convertita a 30 anni al cattolicesimo, donna piena di furore per difendere i più deboli, bellissima. Mentre degli uomini, oltre a Oscar Romero, ho citato quasi tutti i preti, ma erano i miei maestri,
Mi sono accorto alla fine che erano solo preti, non lo sapevo neanche io all'inizio, non l'avrei fatto se no. E sono il cardinale Newman, inglese, è sua quella bellissima frase che ripeto sempre con piacere, prima la coscienza, poi il Papa, prima la coscienza, poi il Papa, poi Oscar Romero, David Maria Turoldo, Don Lorenzo Milani, sì, Primo Mazzolari, il mio amico più caro, anche questo proprio legato al primato della coscienza. È lui che dice occorre dar potere alla coscienza dopo aver dato per tanti secoli coscienza al potere. È bellissima questa frase. Quando entri in chiesa ti levi il cappello, non la testa. Affidarsi ad altri, sia pure autorevoli, in maniera definitiva è come dimettersi da uomo. Affidarsi ad altri, sia pure autorevoli, è come dimettersi da uomo. La libertà, ecco, ma non lasciato via uno che non mi ricordo. A Dietrich Bonhoeffer, il grande teologo protestante. Sì. Con voi vorremmo concludere. Teologo, cioè lui dice, si mosse soprattutto tra i sacerdoti, Primo Mazzolari, Don Milani, ecco, se avessimo letto quello che lui scrive, che Don Marcello scrive, molto, molto bello. Don Milani tutti l'abbiamo conosciuto, tutti sappiamo. Possiamo ognuno di noi scrivere che è stato un maestro della nostra vita. Bonhoeffer, soprattutto per Primo, che è un seguace di Bonhoeffer, teologo, e diventa l'ultimo su cui ci fermiamo. Dietrich Bonhoeffer nasce a Breslavia, oggi Polonia, il 4 febbraio 1906, e muore a Flossenburg, Germania, il 9 aprile 1945. Figlio di una famiglia in vista dell'alta borghesia tedesca, egli coltivò fin da giovane l'amore per la teologia e la spiritualità, diventando in seguito pastore della Chiesa evangelica, nella quale prestò servizio anche a Barcellona, a New York e a Londra. Tornato a Berlino nel 1931, si dedicò all'insegnamento in quella università, iniziando contemporaneamente la sua opposizione al regime nazista. Partecipò attivamente anche alla congiura contro il Führer, che gli costò l'arresto e poi l'impiccagione nel campo di concentramento di Flossenburg un mese prima della fine della guerra. Ecco, Don Marcello sottolinea di Bonhoeffer un aspetto davvero interessante, il concetto che egli ha della necessità di vivere la vita. Ecco, è un po' il filone che stasera Don Marcello ha seguito, quello di non portare avanti astrazioni, di non portare avanti una delega di ciò che è stato ricevuto ma non rielaborato, non fatto proprio, no? Quindi che non diventa patrimonio del sé. E in Bonhoeffer Don Marcello si ferma su quella che era l'esaltazione della vita da parte sua. E la vita non è un mezzo per raggiungere un fine, è un compimento in se stessa. Dio ci ha creati perché viviamo. E affinché possiamo vivere, che ci ha riconciliati e liberati, egli non vuol veder trionfare le idee su una distesa di rovine e di cadaveri. Le idee esistono per la vita e non la vita per le idee. Ed egli dice che ciò è possibile soltanto se si valorizza l'aspetto carnale, fisico, e il rapporto con ciò che il fisico sente nel rapporto con la natura.
In una lettera del giugno 44 scrive Marcello: egli canta nella sua cella di prigioniero la forza e la potenza del sole mediterraneo. Io sono appena tornata da questo sole mediterraneo, per cui voglio leggervi questa breve pagina. E però sai, vorrei poterlo percepire ancora una volta, in tutta la sua forza, quando ti arde sulla pelle e a poco infiamma tutto il corpo, sicché sai di nuovo che l'uomo è un essere corporeo. Vorrei farmi stancare da lui anziché dai libri e dalle idee. Vorrei che risvegliasse la mia esistenza animale, non quell'animalità che sminuisce l'essere umano, ma quello che lo libera dall'ammuffimento e dalla inautenticità di un'esistenza solo spirituale, e rende l'uomo più puro e più felice. Il sole, vorrei insomma non solo vederlo e gustarne qualche briciola, ma sperimentarlo corporalmente. L'entusiasmo romantico per il sole, che si inebria solo di albe e tramonti, non conosce affatto il sole come forza, come realtà, non solo come immagine. Non si può assolutamente capire perché il sole fosse adorato come Dio. In questo rientra non solo l'esperienza della luce e dei colori, ma anche del calore. I paesi caldi, dal Mediterraneo all'India, all'America centrale, sono stati paesi veramente creativi dal punto di vista spirituale. Ecco, qui c'è poi riferimento all'aspetto anche nella Bibbia, della valorizzazione dell'elemento che io direi energetico del vivere, cioè il vivere è energia, e così è il rapporto con il sole, non è contemplare solo ciò che è lontano, ciò che è distante, ma farlo proprio, far proprio il calore del sole. E però questo aspetto della gioia di vivere ha caratterizzato Bonhoeffer, e le testimonianze che ci sono sul periodo che egli ha passato a Buchenwald sono straordinarie, perché riusciva a stupire tutti quanti per la sua capacità di godere del piccolo, di godere di ciò che la vita gli offriva. Ecco, come abbiamo visto in Lesung, no? C'è la testimonianza del medico del campo di concentramento di Flossenbürg, il luogo dove poi Bonhoeffer fu impiccato, della fine di Bonhoeffer. Attraverso la porta semiaperta di una stanza delle baracche, vidi che il pastore Bonhoeffer, prima di svestire gli abiti da prigioniero, si inginocchiò in profonda preghiera. La preghiera così devota e fiduciosa di quell'uomo straordinariamente simpatico mi ha scosso profondamente. Anche al luogo di supplizio egli fece una breve preghiera, quindi salì coraggioso e rassegnato al patibolo. La morte giunse dopo pochi secondi. Nella mia attività medica di quasi 50 anni non ho mai visto un uomo morire con tanta fiducia in Dio. Ecco, questa è la storia del teologo Bonhoeffer, e chiederei a Don Marcello di concludere il nostro incontro, però vorrei fare una piccolissima annotazione biografica. E io sono venuta qui alcuni anni fa cercando una casa in montagna, in questa valle bellissima, e però avevo un elemento di disadattamento, perché a Bolzano avevo la mia comunità, la comunità della visitazione con Don Giuseppe Rauzi, dove noi la domenica eravamo abituati ad andare anche con i bambini piccoli, e comunque quella comunità è sempre rimasta la comunità ideale di Bolzano. E dunque, se avessimo poi passato tutte le domeniche qui, sarebbe stato un po' un problema perdere questa comunità. Poi Don Giuseppe Rauzi purtroppo è morto giovane, e un giorno Tommaso Iori, che è qui davanti, che registra e che io chiamo il genio sudoci, mi dice: ma non ti preoccupare, perché a vivere c'è Don Marcello Farina, che dice la messa. Ecco, io sapevo che Don Marcello Farina scrive libri, che
insegnavo all'università, ma non sapevo che diceva la messa a Valdido, e lo considero, e considero questo un dono della valle, un dono della valle, e lo ringrazio quindi di esserci e di dire la messa la domenica per tutti noi. Grazie comunque, ma non ho nessun merito. E vorrei concludere anch'io con questo grandissimo personaggio che è Dietrich Bonhoeffer, un teologo protestante, anche lui morto giovane a 39 anni, questa volta non ad Auschwitz o a Buchenwald, ma a Flossenbürg, un piccolissimo campo di concentramento al confine con la Cechia. Quest'anno ricorreva il 70° della morte, il 9 di maggio, chiedo scusa, il 9 maggio del 45, e sono stato con un gruppo di 40 persone a Flossenbürg sulla... non c'è la tomba perché poi è stato bruciato nel campo di concentramento, quindi le ceneri sono accumulate insieme, ma c'è la pietra che lo ricorda sul luogo dell'impiccagione di quel giorno del 9 aprile. Se pensate che il 9 maggio del successivo sarebbe finita la guerra, ma Bonhoeffer era nemico personale di Hitler. Hitler gliel'aveva giurato, non sarebbe sfuggito alla morte, proprio nemico personale. Ecco, però questo personaggio che è tra i più importanti teologi della Chiesa protestante e che ha molto da dire anche ai cattolici, è un uomo straordinario dal punto di vista umano. La sua voglia di vivere, il suo amore per la vita, chi volesse magari rendersene conto, sono state edite e ribadite anche recentemente le lettere alla fidanzata, a Maria, una fidanzata che aveva 20 anni meno di lui. Sono pagine di una tenerezza infinita, lettere alla fidanzata. Il pensiero più grande di Bonhoeffer, quello che in qualche modo introduce tutta la sua riflessione, è molto interessante. Lo cito minimamente. Ciò che conta per Bonhoeffer è raggiungere la maggiore età. Ecco, raggiungere la maggiore età per lui vuol dire essere padroni della propria vita, non dover continuamente dipendere, costruire la propria libertà, la propria autonomia personale. Ecco, quindi ciò che conta per lui è che ciascuno raggiunga la maggiore età. È un termine che è anche filosofico, lo usava il vecchio Kant per dire che ciascuno deve prendersi il rischio e la responsabilità dei propri atti. Quindi ciò che conta è diventare maturi. Questo significa abbandonare per lui il Dio tappabuchi, cioè il Dio che in qualche modo fa sempre da tappabuchi per una fede infantile, quando non si riesce più a spiegarsi le ragioni della vita. Ecco, avere autonomia, essere donne e uomini che raggiungono la maturità, che vuol dire per lui l'autonomia spirituale, gente adulta, non eternamente bambina, come qualche volta le chiese vorrebbero. Ecco, detto questo, per capire un poco lo spirito di Bonhoeffer, il suo interesse per la vita è meraviglioso.
Qui c'è una fonte che mi preme citare, voglio dire, c'è come una sorta di pensiero comune che il mondo tedesco in qualche modo fa fiorire. Sullo sfondo c'è, in questo contesto, un altro filosofo, Nietzsche, tanto amato da Bonhoeffer, per il quale ciò che vale, in qualche modo devo naturalmente sfrondare tante cose, è la vita concreta, il corpo. C'è una bellissima frase di Nietzsche che dice: il corpo, questa grande ragione di fronte alla quale la vera ragione è piccolissima, corpo contro ragione. Il corpo deve avere il primato, si potrebbe dire. Cito anche un altro romanziere che parla del meriggio, del caldo, del calore del corpo, Hermann Hesse. Ecco, c'è come una sorta proprio di convergenza di pensiero, no? Sul primato che deve essere dato anche alla corporeità, alla carne, all'amore, alla sessualità. Bonhoeffer esprime tutto questo con l'inno alla vita, ecco, vivere pienamente tutta la propria ricchezza dei sensi, della corporeità, della sessualità e così via. Ecco, non c'è fede autentica se non si ama la vita. Ecco, quindi Bonhoeffer è nemico di tutti i delusi, di tutti i piangioni delle religioni, di tutti i dolorifici, no? Che vogliono pensare che la religione è fatta per invitare alla sofferenza. Bonhoeffer mette in evidenza l'aspetto gioioso, il cantus, come lui lo chiama, no? Che accompagna la vita del credente. Ecco, mi pare molto bello questo pensiero, vivere pienamente la totalità della propria esperienza umana. Ecco, è un bellissimo pensiero, niente va trascurato, non c'è un dualismo nell'uomo, il corpo e l'anima, c'è un insieme che deve convivere e creare le condizioni per la gioia, per la vitalità, per l'amore, per la tenerezza, ecco, è bellissimo Bonhoeffer, non dico altro. Adesso devo veramente ringraziarvi dell'attenzione, abbiamo proprio abusato di voi. Se qualcuno vuole chiedere qualcosa ancora a Don Marcello, volentieri. Devo usare il microfono, no? Sì. Devo spesso usare... Si sente. Mi piace spesso dire che c'è sempre qualcosa da imparare, no? C'è sempre qualcosa da imparare anche questa sera, per dire, no? Quando a volte alla scuola della terza età abbiamo lezioni che non sono proprio di nostro, magari... gradimento, che l'abbiamo scelto noi, io dico sempre a tutti, c'è sempre qualcosa da imparare, no? Quindi sempre in ogni occasione si può imparare qualcosa. Però tornando al titolo del libro, no? Da tutti si può imparare, ecco, io pensavo, cioè da tutti si può imparare, è facile imparare da 10 filosofi, no? Facilissimo. Chi non ha imparato da 10 filosofi, però io vorrei, il mio pensiero è quello che invece si possa imparare, io dico, si può imparare dall'ultimo di noi, da ognuno di noi si può imparare qualcosa. Ecco, io avevo questo concetto in mente prima di partecipare a questo incontro, no? Che secondo me c'è sempre qualcosa da imparare da ognuno di noi, no? Ognuno, il più anche insignificante, può insegnare qualcosa agli altri. Vabbè. No.
Non so se... Ha pienamente ragione, io non volevo selezionare donne e uomini escludendo gli altri, perché tra destra questi sono solo 12, sono già tanti per me, per carità, ma si tratta di un'elite certamente, ma la frase sarebbe voluta essere proprio un invito a imparare dall'ultimo che si incontra lungo la strada, da un bambino, dall'ultima parola che si può dire con uno sconosciuto per rispondergli gentilmente a una sua domanda e così via, da modalità di vita che le persone esprimono nella loro semplicità. No, no, non volevo essere elitario per niente, almeno il titolo era molto popolare, da tutti si può imparare, da tutti veramente. E per quel che mi riguarda penso che io non ho frequentato i salotti, o come rinfaccia oggi di appartenere al jet set lì, il Pannella alla sua amica, che oggi non più è Magolina. No, non si tratta, anzi, io penso che quello che si impara dalla gente più semplice, più sincera, quella senza potere, è la cosa più grande, almeno per me. Dopo certo mi parevano esemplari queste persone, ecco, no? Nel senso, belle vite che hanno saputo imparare non in una vita facile, perché tutte 12 sono persone che hanno dovuto soffrire molto per poter dire qualcosa di sensato. Ecco. Ho letto il libro e mi è piaciuto proprio perché non conoscevo bene queste persone, ma perché ha rafforzato l'idea personale che nella vita bisogna anche, nonostante che ci sia tutti contro, battagliare, lottare adesso per le cose, lottare senza paura, ci si può rimettere, ma sentendo queste persone che hanno, insomma, si sono votati a questi principi, senza elencarli tutti, personalmente è stato un vantaggio enorme per aver forza, perché se no ci si adegua all'andazzo comune, no? No, è molto più facile. E quindi quello che ho ricevuto anche stasera è rafforzare questa idea che dovrebbe ampliarsi parecchio per rivoluzionare un pochettino, se è possibile, il mondo, insomma, no? questa mentalità che è peggio di quella forse degli anni fa, adesso, ecco, questa indifferenza continua, quell'adeguarsi al linguaggio così, ecco. E questa sera abbiamo imparato qualcosa, io tantissimo, dal libro ma anche da questo incontro, grazie. Grazie a lei, veramente. Ma a me hanno sempre fatto un po' specie queste donne e questi uomini che hanno preso in mano la loro vita e l'hanno difesa. In nome di una ricerca continua, non sono partite dicendo io ho ragione, no? Però vivendo pienamente, mettendo a disposizione la propria vita, hanno saputo resistere ai tanti tiranni che ciascuno di loro incontra nella propria vita e che vorrebbero fargli fare quello che non vogliono loro, l'indipendenza spirituale. Ecco, io ho scelto 12 donne che volessero darmi quest'idea dell'indipendenza spirituale, non per non rispondere alle persone, ma per non lasciarci in qualche modo, no, guidare sempre da infanti. E anche quello che mi hanno rinfacciato anche tante, no? L'hanno chiamata ubbidienza, no? L'hanno chiamata,
siamo vissuti con l'idea dell'obbedienza. Ecco, queste 12 persone mi hanno distrutto l'idea dell'obbedienza che mi hanno insegnato da bambino. Su un sillabario degli anni 20-40, sulla prima pagina c'era un uomo grande vestito di nero e un boccetta piccolo, e sotto una domanda di questo uomo grande: qual è la prima virtù dello scolaro? La risposta: l'obbedienza. Voltavi pagina, un omone, un bambino: qual è la prima virtù dello scolaro? L'obbedienza. Terza pagina, identica come prima: qual è la prima virtù dello scolaro? L'obbedienza. Per tre volte, perché non si sbagliassero a leggere quello che veniva dopo. Ecco, qualche volta nella nostra educazione, anche ecclesiastica, ecco, hanno fatto di tutto per farci bloccare sull'obbedienza. Don Milani dice che l'obbedienza non è più una virtù. Naturalmente il senso è molto forte e credo che queste donne e questi uomini ci invitano ad essere noi stessi, a coltivare il filo della schiena, difendendo la propria libertà spirituale. Ecco, e la società cresce solo se sono donne e uomini liberi. Io sono convinto, dopo 50 anni di prete, sono convinto che la libertà è il dono più prezioso che abbiamo e non c'è papa che tenga che possa tenercela a bada. No, no, aspetta, ebrei sono la Effie Hillesum, la Simone Weil e la Anna Arendt. Ecco, e così via, no? Anche Madeleine del Vrel, insomma, lei con la testimonianza non si è mai ribellata per sé. Ecco, e poi non era ebrea, quella era cattolica, sì, quindi tre e tre. No, ma non l'ho cercate, sono quelle che mi sono piaciute. Ecco, non ho voluto fare comparti preventivi. Vi ripeto, mi sono accorto dopo che gli uomini maschi erano o preti o quasi teologi, insomma, ecco. Qualcuno me l'ha rinfacciato, giustamente, insomma, quelli l'ho scritto. Se dovessi parlare anche di, avrei laici e tutto, insomma, uomini.